benvenuti al primo appuntamento con la nostra rubrica della End Review durante questo WSOP Circuit. E siccome il prologo di questo WSOP Circuit è un evento particolare, l'evento zero, quello che ha visto coinvolti, che vede coinvolti i membri dello staff, dealer e non solo, e i giocatori, allora una End Review speciale con una dealer, Valentina Ciarrocchi. Grazie per essere con noi, Valentina. Buonasera a tutti. E un giocatore, uno dei più noti qua al Casino di Campione, cioè Andrea Cortellazzi. Grazie per essere qui, Andrea. Ciao a tutti. Entrambi naturalmente schierati in questo torneo. Siamo alla prima pausa e commentiamo proprio una mano che si è appena svolta tra un membro dello staff, un floorman mazzuccato, e un giocatore, Agazio Gerace, che ha vinto tra l'altro una delle prime edizioni dell'Italian Poker Open. Siamo ai primi livelli, 100-200, piccolo grande buio, Gerace di grande buio, mazzuccato apre 500 in posizione di bottone, tutto il resto del tavolo passa, chiama il piccolo e chiama anche Gerace. Fino a questo momento direi, Andrea, una mano standard, un'apertura di bottone può significare molte cose. Tutto standard, tutti e tre i giocatori giocano con lo stack di partenza? Buona domanda, tutti i giocatori giocano con 20.000, quindi praticamente poco sotto average con lo stack di partenza. Ok, fino a qua non possiamo ancora dire nulla. Valentina, l'apertura da bottone lì con 500 può essere qualsiasi cosa? Sì, ovviamente sì, e quindi secondo me ci sta. Perfetto. Possiamo andare a vedere allora il flop con l'aiuto, come sempre, del nostro dealer d'eccezione Daniele. Il flop si presenta con K di cuori, 8 di cuori, 4 di picche. C'è il check dello small blind, il check anche di Agazio Gerace in posizione di grande buio, la cibet da parte di mazzuccato che decide di cibettare 1025. Passa lo small blind, quindi eliminiamo le sue carte, chiama Gerace. Che cosa può rappresentare la cibet di mazzuccato, una cibet standard che fai con qualsiasi carta? Allora, il dealer non l'ho mai visto ai tavoli, quindi non so se è un giocatore chiuso, aggressivo. Comunque penso che la cibet è abbastanza standard ed è difficile attribuire una mano specifica. Può benissimo avere un K, come può benissimo avere un asso carta alta. Come possiamo invece classificare il call di Gerace? Oddio, da big blind può avere qualsiasi mano, quindi giustamente secondo me si sta comprando qualche carta, magari se va a 4 quinti a colore ci può stare. Mazzuccato. Sendo poi tra l'altro mazzuccato, oddio. È molto aggressivo? No, mette con tutto, è diverso. Perfetto. Andiamo a vedere allora il turn, chiama dunque Gerace, il turn è un 10 di fiori. Praticamente stessa azione perché c'è ancora il check del big blind, quindi il check di Gerace e la cibet 1575 da parte di mazzuccato di bottone, nuovamente il call di Gerace. Che cosa rappresenta con questo call Gerace? Allora, Gerace secondo me può rappresentare un K debole oppure un 6-7 cuori barra 4 quinti. La cibet di mazzuccato comincia a diventare un rischio o effettivamente ha qualcosa secondo te? Ma oddio, avendolo avuto al tavolo ho i miei dubbi. Comunque lui continua a bettare tutte le strade. Ovviamente credo che Oppo colla tutte le mani, quindi qualcosa avrà di sicuro. Mazzuccato? Sì, almeno su questo punto di vista la penso come Andrea. Credo che un K debole, un 4 quinti, lo metto in questo range di mani. Andiamo a chiudere la nostra mano con il river, che è un 9 di picche. Esattamente la stessa azione di prima, perché c'è il check nuovamente da parte di Gerace, betta 2575, nuovamente mazzuccato, e il call di Gerace. A questo lascio da un attimo, che cosa possiamo pensare che abbia Gerace per collare anche il river, la terza strada? Allora, escluderei 6 e 7 che dicevo prima, perché di sicuro avrebbe rilanciato. Una doppia penso che la rilanci, quindi un K jack.
Per quanto riguarda Mazzucato, che mano gli fai? Betta per la terza volta e si vede chiamato. Io lo metto, continuo a sostenere che abbia un K debole e presumo che abbia quello, o un 4 quinti non chiuso, ma bettare tre strade avendo collato Oppo credo sia un po' improbabile al river. Lo metto su un K debole ovviamente. K debole, vediamo se avevate ragione. Mazzucato aveva asso asso di bottone e Gerace ha chiamato con 9-10, quindi aveva doppia, però ovviamente ha chiamato con 4 quinti fin dal flop, quindi le chiamate di Gerace erano tutte legittime. Una valutazione da parte del giocatore Cortellazzi sulla mano condotta da Gerace. Avresti rilanciato river? Allora, se ho info su Oppo posso anche rilanciare già dal flop per comunque ingrossare il piatto e provare a vincere un piatto più grosso. Penso che su quel river spesso sei sopra il tuo avversario ed è giusto almeno un mini race. Gli assi Mazzucato li ha giocati bene? Diciamo di sì, dai. Ha giocato una bella mano, ovviamente. Anche le sides ti sono piaciute? Le sides non tante, sicuramente avrei spinto un po' di più io. Lui l'ha giocata in modo passivo e il river ha avuto la sua. Voto Mazzucato? Come floorman o come player? Buona la risposta. Voto la Ciarrocchi come commentatrice? No, bravissima, dai. Simpatica, ci sta. Detto da Cortellazzi vuol dire che è già un buon punto di partenza. Grazie ragazzi, vi lasciamo proseguire il torneo Staff and Players e ritorneremo naturalmente con i prossimi eventi del WSOP Circuit per le prossime interview.